Benvenuti, buongiorno, good morning Big Rock. Questa è la radio di Big Rock, la mattina dalle 9 alle 9 e mezza in filo di fusione con la scuola e teoricamente dovreste vedermi anche negli schermi. Non lo so questo perché chiaramente non riesco a vedere, però di solito si impostano le cose, dovrebbero funzionare. Quindi, boh, chi lo sa, poi sentiremo Irene e Elisa che mi daranno come al solito il feedback per vedere se ci siamo anche sugli schermi dell'ingresso e nella mensa. Come state? Come state? Beh, c'è uno spettatore in questo momento, quindi immagino che debba arrivare la gente, però come sempre se avete voglia di scriverci, noi siamo qui per ciaccolare in questa mezz'ora di entrata alle lezioni. Oggi è giovedì 13 maggio 2021, giovedì, quindi significa battle, e la battle di questa sera è stata in realtà fatta e pensata proprio all'ultimo momento, all'ultimo minuto, ieri sera ovviamente, per cui è stata una cosa un po' particolare. Dopo magari dovrebbe esserci anche Rick e dovrebbe venire in diretta con noi e quindi parlare anche di questo. È una battle un po' particolare, oltretutto sarà la prima battle che faremo in trasferta, quindi non più dal cinema degli studios, ma direttamente in mensa di Big Rock, che una volta in realtà era il posto dove si facevano le feste, e lì ci sono gli schermi che ci consentiranno di realizzare questa battle. Non vediamo l'ora di parlarne assieme a Rick e... Sì, sarà una figata, quindi appuntamento stasera alle 19, sempre qui in diretta su Twitch, 19 un quarto, adesso dipenderà un po' da come si svilupperà la cosa, però siateci. Vi ricordo anche di, se non l'avete visto ieri sera, di dare un'occhiata alla puntata di Big Rock Late Show, con l'intervista che hanno fatto Rachele e Michele, c'era ieri ospite, a Gabriele Veronese, Big Rocker Master 20, FX Artist in MPC, ma con un passato abbastanza travagliato. Abbiamo capito che l'abbiamo ascoltato ieri, ha fatto un sacco di cose prima di arrivare in MPC, poi è andato via, poi è ritornato in MPC, e è uno degli artisti che ha lavorato quasi totalmente nella sua creazione, ha preso parte alla realizzazione del Re Leone. Un film che, se non avete visto, vergognatevi prima di tutto e poi andatevelo a vedere. Gian, entri? Sni, non hai voglia? Allora, intanto mettiamo una canzone, che così facciamo compagnia agli studenti di Big Rock che stanno entrando in questo momento, verranno sparati tra poco da Irene e Elisa, e ci rivediamo dopo.
Stiamo un po' litigando con questi schermi in realtà. Adesso Ire, dici se sta streamando ora, se si vede qualcosa sullo schermo dell'ingresso. Abbiamo appena rimandato la programmazione. Vedete, però cioè, guarda, ci sono più spettatori questa volta. Ci sono più spettatori. Io mando queste cose sugli schermi, ma gli schermi non mi rispondono. Quindi Nicola Agostini, ecco. H-Pharma, se ci sentite, se siete in ascolto, cagateci prima di tutto e dateci una mano a risolvere questa cosa, altrimenti questi monitor da 65 pollici io li brucio. Qui lo dico, qui lo confermo, io vendiamoceli, li brucio. Sì, almeno le vendiamoli e usiamo dei televisori seri, per favore, che tanto sappiamo come va a finire con i Samsung, no? Effettivamente in questa scuola c'è proprio una specie di sessismo per le marche di televisori, telefoni, cioè, come... No, è proprio astio verso Samsung. Non è tanto sessista, è proprio astio puro. Bella Gian, come stai? Bene, tutto bene, un po' assonnato forse oggi, però vedi, ieri sera a mezzanotte, quasi, cos'era, mezzanotte e mezza, sì. Si è rotto Infinity, non si so è rotto cosa Infinity. Ci no, l'ho risistemato stamattina, non lo so perché, si ogni tanto si rompe anche, oh, cioè io e la tecnologia... No, dico, non chiedere perché ero sveglio a quell'ora, non lo so. Ecco, cioè... nada, no, non funziona. Bello, vabbè, quindi ragazzi, oggi io ci ho provato. Sentiamo noi e il 4-10.000, aspetta, 4-10.000, sono un po' di più quest'anno. 7. Quest'oggi. Spettatori, vabbè, di solito sono di meno, sì. Sì, live, ma sono di più a scuola. Questa volta compensiamo un po'. Sì, esatto. Quindi se volete, se li vedete, se ci vedete sugli schermi della mensa, io prego ormai perché ci vedano da qualche parte. Sì, c'è un dio apposta. Scriveteci di Drop che si in chiama chat. Dio schermo. Esatto, scriveteci in chat perché io comincio veramente, se no prendo a testate quegli schermi. Anzi, prima li usiamo stasera, poi li prendo a testate. Ormai sì, perché l'hai già detto, ho sentito che dicevi che ho anticipato una cosa, non ho voluto in realtà dire tanto perché in realtà aspettavo Rick, però a sto punto lo possiamo dire insieme. Allora, la battle di questa sera è... No, non ci trova niente. Sì, esattamente. Allora mettiamo di più un mystery. No, mi fa è un po' creepy questa. Sì, vero? È quel creepy trash mischiato che mi fa fastidio. Ok, quindi la battle di questa sera sarà di tech. Proposta direttamente dai Red. Esattamente, quindi i Red tutti. Sfidano la scuola. Quindi non si sono basati tipo sul fazio. Ah, noi sfidiamo, no, non li sfidiamo tutti. Beh, questo è il concetto dei Red, no? Loro escono fuori dalle regole, distruggono tutto, sfondano le pareti e adesso probabilmente asfaltano anche tutti i masteristi. O potranno venire asfaltati dai masteristi, esatto. C'è già una bella competizione perché i Red hanno anche partecipato alla realizzazione del video musicale facendone uno veramente, veramente trash. Ah, okay. Ma pensavo, divertente. Pensavo che stessi per dire solo divertente. Ricordiamo che il video molto è trash, ma molto divertente. E se la contendono abbastanza, se la contenderanno abbastanza, sì, oggi li carichiamo, giusto? Beh sì, oggi carichiamo i video musicali, per cui chi ascolta di voi sappia che deve far votare il proprio video. Lo cominciamo a spiegare perché molte volte non capiscono. No, esatto. Dovete far semplicemente mettere mi piace al video su Instagram. Esatto, cui... like. Decideremo poi una data di scadenza all'ora dello scadere del tempo. Noi ci segniamo tutti i mi piace dei video e quello con più mi piace, quindi banalmente vince le spillette immunità, le spillette VIP. Sì, esattamente, la spilletta immunità te la danno quando fai il vaccino, probabilmente. che non manca tanto. Ho sentito che ho sentito. Settimana prossima partono con i quarantenni, quindi esatto, stiamo scendendo. Dai, prima o poi torneremo alla normalità, torneremo a viaggiare. Io non ne posso più. Io ho 16 anni, quindi sono uno degli ultimi a essere vaccinato. Per peccato. Cioè, stavo anche credendo. No, dai, torneremo. Io voglio tornare in America prima possibile, assolutamente. Anche perché, ma in realtà è in giro per qualsiasi cosa. Esattamente, cioè, sì. Mi basta qualsiasi cosa. Sì, basta uscire dall'Italia. Ma guarda, anche dalla regione senza problemi. Tipo, okay. Devi fare, va benissimo pure. Cioè, giusto, perché anche te hai già provato a prendere l'aereo un'ora prima piuttosto che arrivare in aeroporto 3 ore prima, perché devi fare la fila e i controlli 2000 cazzi. Sarebbe molto, molto più rilassante. E soprattutto, già in aereo si sta. Io mi aspettavo, sai, il distanziamento a scuola, in aereo, no, caro pieno, ma tutto pieno, e uno attaccato all'altro chiaramente perché è pieno, con la mascherina, sì, ma io non conosco l'altro, io magari so che tu sei ok, caro bestiame, siamo tutto il giorno insieme, è un discorso. Che belle contraddizioni. Capito, quella è una cosa che mi infastidisce parecchio, per cui
Poi vabbè, io sono un po' più, non tranquillo, però c'è gente che ci tiene o perlomeno che è proprio germofobica. Quelle persone lì, e ce n'era una nell'ultimo aereo che ho preso, la signora poverina ha chiesto l'inferno per poter essere spostata. Cioè, io voglio essere spostata, voglio un posto in cui ci sono solo io. Che wow, non è neanche sbagliato come concetto. No, quindi, no, assolutamente, anzi, è più che plausibile. Pensa, sì, è stata addirittura lei, poi è scesa ed è risalita in aereo perché lei voleva prendere un autobus solo per lei. E allora gli hanno fatto prendere l'autobus insieme all'equipaggio di bordo, per cui erano tipo 5-6, per cui l'autobus era abbastanza largo, mentre noi eravamo tutti giustamente ammassati nell'autobus come le persone. Altri carri bestiame. Cioè, bellissimo, bellissimo come sempre. Ok, dopo questa digressione sulla pandemia e dei trasporti italiani che sono in contraddizione con tutto, permettiamo una bella canzone? Cioè, è sempre un buon motivo per ricordarlo. Buona mattinata agli studenti di Big Rock. Ciao Gian. No. Si è trasformato. Magia. Magic. Benvenuto Rick. Ciao a tutti. Buongiorno. Al Good Morning Big Rock. Come va? Bene. Beh, ti abbiamo invitato qua in realtà perché sei uno dei promotori. Come si può dire? Hai avvizzato un po', hai scaldato sì, i Red. Sì, esattamente, sì. Per questa sfida di Tekken. Assolutamente, sono tutti già pronti, c'è movimento, c'è elettricità nell'aria. Questa grande sfida, Tekken, devo dire sono molto, molto emozionato e molto contento, soprattutto perché vedo che si sono già create dinamiche interessanti, già chi punta a mettersi in luce, vedremo anche tra i ragazzi, tra i corsisti, ho visto. Sì, oltretutto poi la cosa bella è che quando siete venuti ieri pomeriggio noi in ufficio a parlarne, abbiamo detto: allora vabbè, facciamo così, voi quanti Red siete? Dobbiamo fare chiaramente una sfida a torneo, no? Quindi con due schermi e una sorta di costruzione a ottavi di finale, quindi due si sfidano, poi chi passa si sfida a vicenda e si arriva così alla finalissima, giusto? Assolutamente. Ok, per cui quello che abbiamo detto ai Red è stato: voi quanti siete? Tizio, Caio, Sempronio, 4. Perfetto, quindi noi quando abbiamo mandato il messaggio a tutti gli studenti abbiamo detto: perfetto, i Red vi sfidano, cerchiamo 12 studenti, 12 campioni degli studenti che sfidano i Red, pensando che i Red fossero 4, no? Per cui abbiamo aperto le iscrizioni su Infinity per 12 postazioni, cioè c'è una possibilità di Infinity per far sì che il bottone iscriviti sparisca quando si iscrivono 12 persone e cominciano a iscriversi i Red. E sai tipo, ma è stata una cosa oh. E quindi all'ultimo ho alzato a 16 e ci sono iscritti ancora più Red, per cui i Red non sono 4, sono tipo 7. Sì. E c'era qualcosa questi Red non avevano ben afferrato questo concetto dei Red 4, gli studenti 12. Invece
vabbè, sarà una sfida un po'... Sarà una sfida lunga, sarà, esatto, una, sarà una sfida... adesso sono tipo 7, quindi contro... 9. Sì. la matematica la mattina no, esattamente, quindi ci stavo immaginando cosa, esatto, stavo facendo anche io il calcio, 7-8, no? Ok, quindi 7 contro 9, quasi una sfida, pari, vedremo, esatto, chi alla fine. E poi mi hai detto che ieri sera ti sei fermato con Fish, sì, a, sì, studiare. Sì, ci siamo fermati a studiare perché io non parteciperò al confronto, ma dovrò commentarlo, quindi siamo entrati un po' nel mood delle mosse, del capire, okay, per i tempi giusti. No, è interessante. Poi vorrei far notare che ci sono state delle mosse di intimidazione da parte di alcuni studenti che sono venuti a chiedere a che livello fossero i ragazzi. Addirittura. E ovviamente i Red hanno mentito spudoratamente stasera. Tipo, ok, no, non si sa, non ma si sa. Giochiamo così, no, ma tanto noi schiacciamo bottoni a caso. E quelli che fanno così solitamente sono dei campioni, quindi ne vedremo delle belle. Bellissimo, bellissimo. Quindi vi siete preparati, quindi ci sarà una sorta di telecronaca in stile, sì, WWE. Esatto, cercheremo di commentare un po' le azioni e seguire un po' tutte le due postazioni. No, ma dovremmo fare una cosa in stile proprio WWE, sì. Li facciamo entrare con le luci. No, vabbè, adesso c'è mi partono via delle idee, sì, sì. Com'è che si chiama quel tizio che c'è il meme di lui? Ah sì, adesso non mi viene il commentatore, no, tipo, storico, sì, che è tipo il produttore, sì, no, sì, quello, sì, che, sì, quello, sì, che dei soldi, wow, che si ribalta alla sedia, sì, esatto. Fichissimo, lo dobbiamo fare anche noi. Il mood deve essere quello, esatto, quindi sarà bellissimo. Musica Tamarra, gente, beh, se volete venire a supportare, a fare da pubblico per i vostri eroi, per i vostri campioni, ovviamente rispettando le distanze, con tutto in sicurezza, eccetera, eccetera, ma potete venire a fare il tipo per i campioni o per i Red, perché magari i Red questo giro non vanno a fare aperitivo, maledetti, e quindi verranno a... ci sarà un po' di gente. Verranno per forza a vedere questa sfida. Bello. Anche solo per supportare il gruppo, assolutamente. Esatto. Fondamentale. Mettiamo un pezzo. Buona entrata a tutti gli studenti che ci stanno ascoltando in questo momento. Spero che ci stiate vedendo adesso negli schermi. Io ho rilanciato la cosa, ma boh, chi lo sa. E buona entrata e buon caffè intanto. Che canzone è questa? Non si può sentire. Andiamo avanti. Molto meglio. Bellissime queste canzoni che ci propone Artlist oggi, sono fenomenali. Questo mood. No, vabbè, cioè, adesso proprio mi viene la saudagi d'America. Ho voglia troppo di tornare. No, non avete idea, cioè,
Oltretutto adesso siamo a maggio, per cui stavamo cominciando proprio in questo momento a fare tutte le riunioni con gli studenti, con del tipo cosa portarsi via, cosa mettere in valigia, cominciare a prepararsi i documenti. C'era sempre quelli che non avevano ancora fatto il passaporto, ricorrevi quelli che facevano il passaporto. Cioè, probabilmente adesso Elisa si starà ammazzando con me, e quindi manca. Tu verresti? Ah, io sì, assolutamente, anche perché quando ho avuto la possibilità non sono riuscito a venire e mi manca. Sì, bisogna che lo facciamo, bisogna che lo facciamo. Però la cosa bella secondo me è che avendone come si dice, siamo in credito di viaggi, perché quelli del Master 31 ovviamente lo devono fare, questi del Master 32 lo devono fare. Secondo me potremmo fare tipo un viaggio enorme. O li accomuniamo, però è un disastro, oppure potremmo addirittura fare 2 settimane con un master, rientriamo, ripartiamo altre 2 settimane con un altro master. Cioè, viene fuori un mese di America, potremmo morire male. Potremmo morire malissimo. Assolutamente sì. Ok, era per ascoltare un po' la musichetta. E invece volevo chiederti... Sì. Con Meta voi state andando avanti con il Between 2D Geeks, non ce la farò mai a dirlo. L'abbiamo fatto difficile apposta, sì, così non riusciamo a dirlo. Dillo 4 volte velocemente e impazzisci. Esatto. E avete fatto il primo, era Horizon. Sì. Secondo Crash Bandicoot, esatto. Uno spoiler su lunedì. Ma allora, abbiamo scoperto di avere una grossa passione in comune, io e Meta, e... stiamo cercando di portare un gioco abbastanza importante proprio anche nella storia videoludica. E sì. Se riusciamo, vorremmo portare la saga di Halo. Assolutamente. Sarebbe veramente. Io penso potrei piangere in live. Perché è stata sicuramente una delle saghe a cui sono più legato. E la Remastered, cioè quindi la Master Chief Collection, sarebbe veramente molto carino poterla sviscerare e approfondire, perché sarebbe fare un salto figata dietro. Quindi non bisogna perdersi la puntata di lunedì. Assolutamente, quindi state aggiornati con i social e inizieremo a buttare qualche Sì, più o meno sarà alle 5:30 come l'altra lunedì scorso. 5:30, quindi, assolutamente. Quindi se alle 5:30 lunedì togliete tutto, spegnete tutto, spegnete esatto. L'internet, solamente Twitch, collegatevi sulla pagina. Quindi se siete anche in classe, smettete di lavorare. No, quello magari no, però sì, esatto. Di sottofondo mentre dovremmo lavorate. Mettere gli schermi in classe, che tanto alla fine così, sì. Così mentre lavorano si possono guardare. Ci pensiamo. Potremmo utilizzare anzi i monitor che abbiamo in mensa, tanto quelli non funzionano, sì. non si riescono a controllare. E se non si riescono, io invece che bruciarli come pensavo di fare, no. Potremmo metterli nelle classi. Questo mi piace, assolutamente facciamolo. Assolutamente. Bella, che sono le 9:26, quindi mancano 4 minuti. Se state bevendo il caffè, finite il caffè e cominciate ad appropinquarvi in classe. Oltretutto oggi è giovedì, per cui è giorno di consegna del Master CG, mentre game sono domani. Assolutamente. Cosa stanno facendo i ragazzi? Allora, adesso. In questo momento una classe sta facendo ZBrush. Esatto. Quindi modellazione fondamentalmente organica. Sì. E nell'altra classe invece stanno affrontando lo scripting. Quindi diciamo che i nervi sono abbastanza tesi in quella classe, però si iniziano a vedere cose interessanti. Non vedo l'ora di fare un giro e vedere le consegne. Sarebbe più. Ma è scripting quello. Via codice, quindi proprio lì. Ah, ok. Proprio quello da nerd classico, cappuccio in testa. Cappuccio, cuffie, esatto, e mi isolo dal mondo. Tutte stringhe di codice davanti alla faccia, proprio quello lì. Figata. Quindi vedremo domani le consegne. Sì. Vedremo anche quelle di codice. Cosa devono uscire? Allora, con cosa escono? Stanno studiando le dinamiche. Per un gioco, adesso probabilmente la consegna sarà una piccola riproduzione di Pong. Okay. O comunque
faranno un mini gioco proprio. Ok, micro. Quindi diciamo che la consegnona di domani sarà ZBrush. Esattamente, sì, sì, domani quella, più quella un po' più succosa, diciamo, sarà ZBrush, proprio perché si presta di più a, allora, a un output artistico, diciamo. Allora non perdetevi neanche le consegne di ZBrush di domani del Master Game. Ok, bene. Quando sono le 9:27 direi che è il momento di lasciarti andare. Grazie mille, sì. Enrico, per esserti, grazie a voi, per esserti dedicato a noi questa mattina. Vi ricordo l'appuntamento stasera con le battle, la battle assolutamente epica di Tekken. I Red sfidano la scuola. Appuntamento alle 19 come sempre qui su Twitch. E se volete venire, ovviamente, studenti di Big Rock, a supportare i vostri beniamini, ci vediamo alle 19 in mensa a Big Rock. Grandi, una quindi, buona giornata a tutti. Buona giornata, buone lezioni, buona consegna a tutti quanti. Ciao. Non è voluta questa canzone?